Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Ciao a tutti da parte di Pierluigi Pardo, commenterò il match con Stefano Nava. La bellezza, l'imprevedibilità del campionato di calcio B in arrivo per voi qui su EA Sports. Sarà una partita tutta da seguire, Stefano. Pronti per questo match di campionato che promette grandi cose, o almeno è quello che si augurano i tanti tifosi presenti allo stadio oggi. E ovviamente ce lo auguriamo anche noi, PS, no? Cosa siamo qui a fare? Noi vogliamo spettacolo! Azione fermata per un fuorigioco millimetrico, poteva andare in porta. Formazione di casa che scende in campo con questi 11. La scelta dell'allenatore è ricaduta sul 3-5-2, modulo che dovrebbe dare ampie garanzie. Sì, la penso anch'io così, Pierluigi. Ecco l'11 titolare scelto dal tecnico della formazione ospite per questa sfida. Buona qui la lettura del difensore. Si preannuncia una giornata complicata. Hanno il peggior attacco del torneo e oggi affrontano la difesa meno battuta del campionato. Sarà un'impresa trovare il gol, almeno sulla carta. Speriamo di essere smentiti e di assistere a un match divertente. Benarfa! Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Efficace qui la pressione, riconquistano palla. Le dichiarazioni della vigilia di questo giocatore hanno fatto il giro del mondo, scatenando le reazioni dei tifosi anche sui social, pro e contro. È arrivata la conferma, i rumor circolati nei giorni scorsi, lascerà il calcio giocato a fine stagione, scelta immagino non facile. È una perdita importante per questa squadra anche sotto il profilo umano. Evidentemente il fisico non era più in grado di reggere certi ritmi. Avrà fatto le sue valutazioni, naturalmente alla fine avrà deciso che era giunto il momento. Benarfa può colpire da lì. Benarfa può ricevere la posizione interessante. Portiere che interviene senza problemi. Gara di cui si è parlato molto sui social anche per l'aspetto extracalcistico. Tocco verticale interessante. Ha provato l'anticipo sui difensori, ma c'è la posizione di offside. La loro stagione sta andando veramente alla grande, Stefano. Una stagione fantastica, sono sicuramente tra i favoriti per il titolo, Pierluigi. Possibilità per la ripartenza. Passaggio da dimenticare, palla regalata agli avversari. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Ecco Biabiani. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Ha spazio per andare. Gentner, Badu, Benarfa. Intervento duro ma corretto. Lo vede. Posizione ideale. Capisce tutto e ferma l'azione. Badu. Pallone invitante. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Gentner. Piszczek. Perdono palla banalmente. Gentner. Attenzione perché è pericoloso. Pallone che torna in possesso degli avversari. A metri per correre. Prova col lancio lungo. Ottimo pallone filtrante. Buon cross, ma il portiere non si fa sorprendere. Badu. Può andare al cross. Biabiani, hanno sciupato l'occasione del vantaggio. Male qui l'attaccante, male. Da lì doveva segnare un gol che gli avrebbe dato fiducia, oltre a sbloccare il risultato. Badu, Armenteros. Palla lunga di Benarfa. Pallone in profondità. 1-0 ed è un vantaggio assolutamente meritato questo. Sono d'accordo, Pier, era solo questione di tempo. Già spingendo da diversi minuti e alla fine l'hanno sbloccata.
partivano favoriti e stanno fin qui rispettando il pronostico della vigilia. Hanno trovato anche il gol sfruttando l'ennesima occasione. E non sempre che tira di più poi vince. Abbastanza banale questo, però aiuta. Sotto questo aspetto finora sono stati superiori ai loro avversari. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Può avanzare. Ecco Biabiani. Riconquista il pallone. Palla consegnata agli avversari. Può colpire da lì. Vediamo cosa fa ora. Pallone perso. Badu. Armenteros. Quarto uomo esibisce il tabellone. 2 minuti di recupero. Passaggio così così questo. Regalano palla agli avversari. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Armenteros. Badu. Ancora la circolazione di palla. Occhio al corner. Ha provato a girare in rete il cross dalla bandierina, mancando di poco il bersaglio. Da apprezzare comunque il tentativo. C'è una breaking news ufficiale di mercato. Isco è passato al Manchester United dal Real Madrid. Un buon acquisto, cercato, voluto. Attenzione, c'è fuori gioco, è tutto fermo e se ne stava andando verso la porta. Linea alta, concesso la profondità e fuori gioco. Badu, Armenteros. Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. Palla lunga di Ben Arfa. È tutto solo. Prova a far partire il tiro. Si porta la più 2 con questo gol. Un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. La messa! Signori, la messa! Conclusione imparabile da pochi passi. Bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e freddo al momento di concludere a rete. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Fuori, sarà fallo laterale. Ci sarà dunque un cambio. Debussy. Gentner. Armenteros. Badu. Gentner. Debussy. Continua il tiki-taka. Attenzione, occasione. Cerca il pallone profondo. Attenzione, rete! Non ha sbagliato a tu per tu col portiere al termine di un contropiede da manuale. Un tiro al volo che non lascia scampo al portiere. Un gol bellissimo. Ha cercato la soluzione calciando di prima intenzione. Un grande controllo. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Ci sarà una sostituzione. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio.
Stanno sbagliando poco nel possesso palla. Armenteros ha spazio davanti a sé. È tutto fermo, fuori gioco, peccato perché era una grande occasione. Grande occasione, hai ragione, però attento l'assistente. Se la cava sotto pressione. Ha spazio per andare. Gentner continua a offrire grandi palloni ai compagni. Armenteros può ricevere una posizione interessante. Conclusione di rara potenza, è mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. E l'arbitro vede qualcosa che non va. Mandano in campo forze fresche. Un cambio che ci può stare a questo punto della gara. Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Comoda uscita del portiere. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Si abbassa l'attaccante per ricevere palla. Vediamo cosa inventa ora. Riconquista palla con il tackle. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Pier. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Può colpire da lì. Spazio per il cross. Occhio al cross sul primo palo. Traversone che si perde senza possibilità. C'è la regola del vantaggio, dunque si va avanti. Giusta decisione. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. E l'arbitro estrae il cartellino giallo, giallo. C'era da aspettarselo. Gentner. Conclusione potente e basta, mira sballata e pallone che si è perso sul fondo. A sua parziale giustificazione va detto che era molto distante dalla porta, non ci ha fatto comunque un figurone, ecco. Gara fin qui assolutamente a senso unico, sembra difficile che ci possano essere sorprese nel finale. Pallone invitante. Un tiro davvero inguardabile questo. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Prosegue qui nell'avanzata. Armenteros. Attenzione, pericolo. Colpito, può metterla da lì. Palla in rete. Arriva la segnalazione, bandierina alta, è offside, non vale il gol. L'attaccante non ci sta, ma mi pare di poter dire che fosse oltre l'ultimo difensore. Gentner. Ottimo l'intervento, recupera il pallone. Chiama in causa Matteo Barzaghi per sapere quanto manca ancora al termine del match. Ultimo giro di orologio, 60 secondi. Arbitro che dice che può bastare, finisce qui. Partita a senso unico, risultato che non lascia molti dubbi. Una sola